Buon salve a tutti ragazzi, sono Kenoia e benvenuti in questo nuovo video dei giochi a caso, il secondo episodio. Il primo vi è piaciuto tantissimo, quindi direi subito di cominciare ringraziando Dani Pigna per avermi consigliato il gioco di oggi che è Pokémon Marrone Merda. Grazie e comincerei subito perché un gioco così particolare penso che non l'abbiate visto poi tante volte. Eccoci qui ragazzi, sta iniziando Pokémon Marrone Merda. Direi di iniziare l'intro perché non ci interessa più di tanto. Ok, mamma mia che bello, guarda. Già esprime epicità da tutti i pori. Ok, cominciamo. Allora, inizio, direi ci sta. Boom, epicità. Arriva il professor Birch. Hi, professor Birch. My name is Kenoia. Ciao, brutto pezzo di coglione. Che cazzo vuoi da me? Vuoi giocare con sta merda di gioco? Allora stammi a sentire. Bene, cazzone. Questo è Bobby, il mio cane. Che cos'è? Non è un cane quello. Come sarebbe? Non è... Ah, oddio, mi ha sentito, non ci credo. Metti in dubbio le mie conoscenze. Guarda che io ho studiato da Piero Angela. Allora, due. A te ti facciamo un culo così. Regista, professore, devi introdurre il gioco. Giusto, giusto. Quindi, dimmi allora, chi sei? Hai il cazzo o la figa? Perché? Ok, ci ripenso, non voglio più giocare a sto gioco. Vabbè, sono una persona sincera. Mi chiamo... Facciamo Kenny, così sono... mi sento più simpatica con il nome Kenny. Dov'è la Y? Ok. Kenny, che nome di merda, grazie. Perfetto, ma cosa cazzo pensava tua madre quando ti ha chiamato Kenny? Hai Pokémon? Coraggio, siamo seri, fa cagare. Oh, senti, me l'ha andato. Non è che mi... Cioè, infatti a me non piace, cani, sono d'accordo. Un po' la faccia fa ancora più schifo del tuo nome, grande. Comunque se mi sei... Non ho tempo da perdere, comincio a fare qualcosa di utile. Cominciamo a fare qualcosa di utile. Ok. Ottimo. Un cacchio. Perché sono qua? Sono spiacente, questo è un gioco tremendamente maschilista. Hai due opzioni, rimanere bloccata qui per l'eternità o riavviare il gioco e scegliere il protagonista uomo buona fortuna. Non ci posso credere, io volevo la femmina, sono una femmina. Cioè, cosa me l'hai fatto scegliere a fare prima? Non ci posso credere, devo riavviare il gioco. Vabbè. Non mi sembra una buona opzione rimanere qui per l'eternità, quindi ricomincerò il gioco. Ok ragazzi, allora sono tornata qui, sono costretta a scegliere il vecchietto, quindi gli mettiamo il nome. Che nome gli metto, boh? Vabbè, siccome Kenny gli ha fatto schifo, ci chiameremo nonno, tipo, nonnino. Nonnino. Nonnino ci sta, grande, nonnino ci sta. Nonnino. Nonnino, che nome di merda? E vabbè. Ok, siamo qui e vai. Cosa devo... Che cazzo guardi, ma fatti i cazzi tuoi che è meglio. Vabbè, poste. Il camion delle poste spacca, devo dire. Zoccola, nonnino, dove cazzo sei stato? Questi coglioni ci stanno svuotando la casa. Nonnino, zoccola, non rompere il cazzo. Come osi chiamarmi... Ok, l'ho letto nei sottotitoli. Ma che cosa sta dicendo? Ma non ha senso i dialoghi. Visto, nonnino, ci stanno distruggendo la casa. Zoccola, sinceramente, a me cazzo me ne frega, coglione. Vai in camera tua, perdono madre. Vattene, vattene. Il figlio è più vecchio della madre. Nonnino, quel frocio di un professore ti cercava. Vai a fare un passo da lui, credo che abbia un debole per te. Fossi in te mi munirei di vasellina. Oddio, questo ancora rompe le palle. Oh, nonnino, nonnino, vieni, muoviti. Ecco, prova questa marca, dicono sia ottima. Vaseline, abbiate cura del vostro pertugio e lui avrà cura di voi. Fantastico, parole sante figliolo. Perché non vai a trovare quel bel dracone della casa a fianco a prezzi molto contenuti? Questo gioco già mi fa paura, devo dire. Comunque, più o meno so come funziona Pokémon Smeraldo, penso sia, o Pokémon Zaffiro, non so. Chi cazzo sei? Ma chi cazzo ti ha autorizzato a entrare, eh? Ah, vuoi quel bel dracone di sopra? Vai pure, ma ricordati la mancia. Ecco il bel dracone! Cazzo, questi siti porno sono pagamenti.
cazzo? Ma tu che cazzo vuoi? Mi dicono, cioè, vabbè. Oh, scemo, muoviti, vai a fottere un Pokémon alla sacca di quell'imbecille, sbrigati o ci vado io e me li foto tutti e tre. Sarebbe già una cosa intelligente. Canzoni, non stare lì come un sacco di merda, vieni a salvarmi. Ma quello è Kyogre? Ma è Kyogre? Ciao bello, magari possiamo scendere a un compromesso, non l'ho seppellito io, il tuo padrone, e tu imbecille, aiuto. No, me ne vado. Dove cazzo vai? Ti ho detto di aiutarmi, inibitelo, inibitelo. Vabbè, vai, aiutamolo. Entei, no, si possono scegliere tre Pokémon leggendari, che figata. Vabbè, io sono innamorata di Suicune, quindi scelgo lui. Vuoi sta merdina? Sì. Vai, Poké Iena livello 2. Ma scusa, ma non era Kyogre? Dottor House? Accidentaccio, che culo, stavo cercando di seppellire un paziente quando mi ha attaccato il suo cane. Mi hai salvato. Oh, tu sei quel coglione di nonnino? Vieni nella mia clinica che ti devo visitare. Bene, 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 nonnino, la nostra nuova celebrità. Dimmi, cosa ottengo se mescolo estratto di radice di Bezoar con le mutande di mia nonna? Non lo so, signore. A quanto pare la fama non è tutto, vero, signor Potter? Ma perché? Volevo dire nonnino. Comunque, tieniti pure quella merdina. Nonnino si tiene la merdina e vai. Perché non dai il soprannome alla tua merdina? No, non mi interessa. Quel baldraccone di mia figlia è nel parco, è nel percorso 103. Perché non la vai a cercare? No, chi la vuole? Ti ho detto di andare... No. Ok, andiamo avanti così per l'eternità. Sì. Bene, dovrebbe essere felice di avere nuovi clienti, sai? Si era stufata di avere solo il vecchietto che ti insegna a catturare i Pokémon nella versione blu, rossa e gialla. Questo gioco è troppo fuso. Oh mio Dio. Ok, andiamo verso il nuovo percorso che ci... Vai, Pokémon nuovo. Caterpillar, che ha due teste. Questo è fantastico. Questo è fantastico. Caterpillar, non posso catturarlo. Che peccato. Ciao. Sei un Pokémon, muore, portalo dal becchino a cacciare un altro. Grazie per questi insegnamenti. Ci sono altri Pokémon particolari qui, voglio vedere. Telespalla Thor. Questo è Telespalla Bob con il corpo di Exeggutor. Che fantastico. Fa paura, è inquietante, però è fantastico. Nazistopoli, vai, siamo arrivati a Nazistopoli. Dovrei curarmi il Pokémon. Ciao. Benvenuto al bordello, il luogo dove i tuoi Pokémon raggiungeranno le più alte vette del piacere. Vuoi che li pigliamo per qualche secondo? Sì. Attenda in linea, prego. Ok. Signora Baldraccone, eccomi, sono arrivata. Baldraccone, questo albero è più duro di quanto pensassi. Cazzo, ma tu non ti fai mai i cazzi tuoi, sono impegnata, vattene. Cosa? Non te ne vai? Allora preparati a passare dei guai molto grossi. Oddio, questo è quello che dicevano il Team Rocket nella prima serie, che figata. Baldraccone, bene, ora se non ti dispiace preferirei tornare a città laggiù, dove mi aspetta Tonio Cartonio. Tonio Cartonio. Non puoi andare a Tonio Cartonio. Uffa, ma io voglio trovare un Pokémon fi... Oh, ecco. Quando succedono queste... Ichi? Oh mio Dio, questo è il topo di Grattacheca e Fichetto! Quello dei Simpson! Ma che problemi c'hai? È livello 100! No, non posso scappare. Mi ha ucciso, ma dai, non è giusto. Eccoci, dottor House, hai sconfitto mia figlia, sei veramente un coglione. Inibitelo. Questa cosa devo usare anch'io, inibitelo. Volevo solamente darti 4 schiaffi per il tuo viaggio, grazie. Il soldino riceve 4 schiaffi e vai. Zoccola, allora che cazzo di Pokémon ti ha dato quello sfigato? Questo? Ma che merda. Ora ti consiglio una cosa, se vuoi andare più veloce, mettiti questo nel culo premendo il tasto B e vedrai che forza. Nonnino riceve peperoncino da culo. Meta iPod, no, no, questo no, no, meta iPod non si può vedere. Meta iPod, ma che cos'è? Meta iPod. Cioè no, vabbè. Master Ball a zero. Proprio come dire, ti vogliamo regalare i Pokémon. Fake Crash, no.
Crash, non posso non prendere Crash. Devo prenderlo per forza, Crash Bandicoot. Fake, ma vabbè. Tanto ho la Master Ball. Poi livello 100, cioè, catturo subito il Pokémon livello 100, basta, ho vinto. Alakazam livello 76, giustamente. Così è normale trovare un Alakazam livello 76. E me lo catturo. Ok, siamo arrivati a Città Laggiù, attenzione, Città Laggiù, dove c'è? Tonio Cartonio, penso. Ciao vecchio, sicuro che il tuo cuore non è a rischio? Sai, c'è in giro Tonio Cartonio. Ecco appunto, c'è Tonio Cartonio in giro. No, io voglio sfidarti. Mio caro nonnino, tu sei troppo vecchio per queste cose. Ah, sì, è vero, c'ha ragione. Ehi, pappone, sgancia un Pokémon. Bravo, così si parla. E tu chi sei? Ah, giusto, sono Jimmy Humu Knuku Nuku. Wawa. E fratellino? Sì, stai bamboccia. Ma che cazzo... Ok, andiamo avanti. Che cosa c'ha quello in testa? Mi è sembrato di vedere un gatto. Titti. Ehi, tu, hai mica visto un gatto? Sai, mi è sembrato di vederlo a me. Ah ah ah, sono un seguace di Tonio Cartonio. Voi non fermerete mai la televisione e non troverete mai il mio capo. Tu, con la faccia da scemo, mollami subito i documenti importanti. No, i documenti importanti no, allora sono troppo importanti. Cosa, un vecchio come te osa intralciarmi? Nonnino, veramente io non l'ho mai detto. Infatti avresti dovuto dirlo. Era la battuta, guarda, c'è scritto anche sul copione. Ah, scusatemi, beh, dai, rifacciamone un altro. Regista, ma sei un cazzone. Chi ti ha assunto? Vabbè, combattete. Cazzo, mi hai sconfitto, Bagiano. Ora sarò costretto a darmi la gambe. Ah, wow, ti ringrazio, non mi hanno rubato gli importantissimi documenti importanti. Come primo ti regalo un bacino, gioia. Smack. Wow, mi dà la mega ball, grazie. Comunque, parlando di cose serie, chi è questo Tonio Cartonio? Orco cane, tardi, devo andare, altrimenti la regina di cuori mi taglierà la testa. Direi di battere la palestra, almeno la prima palestra battiamo, perché comunque non è che posso farmi tutto il gioco in un solo video. E ci battiamo sta palestra che, e quindi poi facciamo... Oddio, ma perché questo c'ha sempre questi capelli? Ciao, sono Pucci, non mi conosci? Sai molto... Sai, sono molto famoso da queste parti, mi conoscono come quel porco col mono sopracciglio. Oddio, però c'è il mono sopracciglio. I Pokémon obesi sono i miei preferiti. Sei pronto a perire sotto 300 kg di ciccia? Aiuto. Com'è cocciato? Oh mio Dio, è troppo brutto. Snorlax, ovviamente. Ovviamente ci stava Snorlax, eh. Siamo troppo... Nonnino, ho vinto io e tu no. Papà, però questo sono io che dico. Tu non puoi capire, vecchio. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Allora, parole in ostrogoto, giustamente. Nonnino riceve 2 etti e mezzo di prosciutto impiastrati col pelo del mono sopracciglio di Pucci. Che buono. Con la musichetta, giustamente. Di aver ricevuto una medaglia. Questo prosciutto ti consentirà di accedere alla Sega Moki. Ehi, vecchio, via dalle palle. Questo cos'è? Michael Jackson? Aspetta, tu non lo sai, ma io sono il principe Giglio. Ma che cacchio, ma come cammina quello? Oh, il principe Giglio. Ah, sei tu, quello scemo, volevo dire quel genio che mi ha salvato nel fantabosco. Presto, non stare rimpolato, non vedi che non posso girarmi? Il programmatore mi ha disegnato solo il davanti. Non ho né culo né fianchi. Faccio anche quasi rima, oddio. Ok, siamo arrivati, salviamo il mondo. Oh, ho perso il mio gabbiano, mi portava a giornare alla mattina, come faccio ora? Mi ricordo benissimo il nome del gabbiano. Peco. Cosa? La nebbia non mi ha nascosto. Sei stupido. Cosa? Vecchio, ma allora non capisci, dai! Ti vuoi dare? Cosa vuol dire? Gabbiano, ora potrai di nuovo portarmi il giornale, ok? Per esemitarmi, ti presterò la mia barca di merda che è ormeggiata nel cottage prima del fantabosco. Come on, Gabbiano, leviamoci dai coglioni. Perché a me doveva capitare una cosa del genere? Ecco la fantomatica roccia spaccamaroni, non si può passare. Ci sta di brutto. Ok ragazzi, allora. Io sono diventata un vecchietto.
che insulta gente a caso e viene insultato da gente a caso. Questo è il mondo dei Pokémon di Marron Merda. Ringrazio chi mi ha consigliato questo gioco, mi sono divertita molto a giocarlo, però sinceramente io mi fermo qua perché sto obbrobrio, non lo voglio più giocare. Ricordatevi di consigliarmi il prossimo videogioco del prossimo video. Vi consiglio una cosa, cercate di essere originali nei prossimi giochi, non ditemi tutti sempre lo stesso gioco che magari avete rivisto mille e mille volte, consigliatemi qualcosa magari di più innovativo e che io sceglierò molto più volentieri. Quindi ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, mi raccomando perché penso di essere meritata, quindi ciao!